senza questa sera interrompere, diciamo, questa, questo silenzio stampa per comunicare cosa, per dire cosa? Ma innanzitutto che è evidentemente un momento difficile, dobbiamo necessariamente resettare e ripartire, dobbiamo guardare molto bene quella che è la nostra classifica e renderci conto che non è bella, che è una classifica brutta, che c'è da lottare. Quindi da stasera andiamo in ritiro, ci rimaniamo fino alla partita contro la Salernitana, quindi sia quella con il Benevento e successivamente con la Salernitana, perché bisogna mettere un punto e, come ho detto prima, ripartire. Ecco, vi siete dati una spiegazione, che cosa è successo? Sembra quasi che la partita di Frosinone abbia segnato in negativo il cammino del Perugia di Cosmi. È così per tanti aspetti, per quello sfogo, no? Per tanti cambiamenti, per gli infortuni, si può riassumere così, anche se immagino che trovare un perché a questo momento non sia particolarmente facile per nessuno, nemmeno per voi. Marco, bisogna prendersi ognuno le proprie responsabilità, tutti, bisogna mettere orgoglio, bisogna tirar fuori qualcosa che oggi non stiamo facendo, nessuno, e quindi... Ripeto, prendere coscienza della situazione e cercare di ripartire, sapendo che dobbiamo lottare molto. Vi è mai venuto in mente, diciamo, un altro cambiamento? Perché è facile pensare che dopo 4 sconfitte consecutive si possa anche mettere in discussione il lavoro di un allenatore. Credo che, vedendo quello che è i risultati, le ultime partite, siamo tutti chiaramente in discussione, tutti, dal primo all'ultimo. Io sono in discussione, l'allenatore in discussione, i giocatori sono in discussione, ed è giusto che ognuno faccia una grandissima autocritica dentro se stesso e debba cercare di tirar fuori il meglio, perché quello che stiamo facendo qui adesso è totalmente insufficiente. Quindi pensa che il Perugia vada avanti con Cosmi? Sicuramente va avanti con Cosmi. Buonasera a tutti. Un'ultima domanda, Roberto, solo questa. È chiaro che il calendario difficile, arriva il Benevento. No, è tutto difficile. Tutto difficile. Qualsiasi partita è difficile, non ci sono partite, non è un luogo comune, non ci sono partite facili, l'abbiamo visto, penso che abbiamo una buona conoscenza della Serie B e questo lo sappiamo bene. È il momento più difficile da quando il Perugia in Serie B, si può dire assolutamente questo, anche nella misura del... Guarda, ripeto, dobbiamo prendere coscienza della situazione e ripartire. Ci sono stati momenti altrettanto difficili come nella prima stagione della Serie B, come 2 anni fa, e testa bassa e lavorare dentro ognuno e per il bene del Perugia. Il ritiro sarà a Perugia o fuori Perugia? Perugia adesso sarà fuori Perugia, il ritiro, scusate, sarà fuori Perugia. In Umbria? Sì, dovremmo andare a Cascia. Grazie.